e della PET TAC, nuove macchine importantissime per lo studio dei tumori, per seguire i malati di tumore, per vedere se le terapie e le cure hanno effetto. Chi ha prescritto questo esame? Il medico specialista, nel mio caso l'ematologo. Perché? Qual era il problema? Il problema era un linfoma diagnosticato tramite esame istologico. Uno strumento importante soprattutto nella lotta ai tumori, perché permette di identificare le strutture sospette e di valutare l'impatto delle cure, è la PET-TAC. È un'indagine di tipo funzionale. Quando, cioè, le tecniche di imaging radiologiche, che quindi studiano l'anatomia più che la funzione, non sono in grado di dirimere una problematica diagnostica o non sono in grado di verificare se una malattia oncologica sta progredendo o sta regredendo, a quel punto l'imaging funzionale diventa fondamentale. Negli ultimi anni le nuove macchine abbinano alla PET, la tomografia ad emissione di positroni, un altro strumento, la TAC, con notevoli vantaggi per i medici. Il vantaggio è che l'associazione dell'imaging anatomico con l'imaging funzionale consente di localizzare correttamente le aree di ipercaptazione del glucosio radioattivo che, in assenza dell'indagine radiologica, potrebbero darci dei problemi di localizzazione. In più stiamo scoprendo sempre di più che con la collaborazione con i radiologi è possibile aggiungere anche l'informazione diagnostica della TAC all'informazione diagnostica della PET. Ecco perché la PET-TAC viene usata soprattutto nella lotta ai tumori. Infatti permette di seguire la risposta della malattia alle terapie. Ma quando un paziente deve sottoporsi a questo esame? Deve sottoporsi a una PET-TAC quando è richiesto da uno specialista, in genere o un chirurgo o un oncologo. Questo per quanto riguarda la PET oncologica, perché la PET come indagine medico-nucleare può avere anche delle indicazioni di tipo cardiologico o neurologico. Durante il corso del trattamento in sé ho dovuto fare una PET per verificare la stadiazione della malattia, una PET a metà trattamento per verificare l'effettiva riuscita delle terapie e una PET a trattamento concluso. L'esame si fa somministrando al paziente una sostanza marcata con una fonte radioattiva, tipicamente il glucosio, cioè uno zucchero. Il glucosio è il protagonista della PET-TAC oggi, nell'almeno 95% dei casi. E si è verificato che le neoplasie maligne tendono ad accumulare molto avidamente il glucosio. Noi marchiamo con una sostanza radioattiva il glucosio e quindi lo vediamo attraverso la tecnica della PET-TAC. Quanto più è avido il tumore di glucosio, tanto più si evidenzierà questo all'indagine PET-TAC. Le aree luminose rappresentano la distribuzione del tracciante in organi dove fisiologicamente il tracciante si distribuisce, per esempio il cervello, oppure in organi dove il tracciante viene eliminato, per esempio i reni e la vescica. Ma oltre a queste zone di fisiologica captazione del tracciante ci sono altre zone in cui c'è un problema e questa è la natura di questo problema, deve essere verificato con ulteriori accertamenti diagnostici.